Allora, raga, riprendiamo Non credete che dove sia indelicato, ci siamo conoscendo la storia di fermati. Pierre. Sono Nikhil è una delle ragazze più in gamba curioso che conosco. di vedere E Nikki Corelle è se è una ancora guerriera. viva e Sono anche sicuro Corello, che sono ovviamente. Dove bisogna andare? marcidiano quel, Giù solo di perché hai qua, vinto la ok. scommessa della zona di quarantena. Sì, Beh, sembra. grazie per il promemoria. Bisognava salire. Aspetta che non mi ricordo, raga. No, mi sa che devo andare su. Aspetta, mi sa che era qua. Ok. Forse non è stato un veleno a far svalvolare i Nova. Perché No, no? è giusto, devo L'avvelenamento andare giù. sulla roccia succhiava via qualcosa da quelle teste di latta. Un veleno sarebbe stato risucchiato a sua volta. Attendono Oh, Jupiter Quill! cazzo. Sì, rispetto all'altra volta è tutto più brillante. Forse la ragazza galleggia la deriva a faccia in su. Rocket! Che c'è? Dov'è il... Fallo o no Ok. azione? Ok. Funzionerà. Drax. Drax, credo proprio che oltre quei tubi possa esserci qualcosa. Davvero interessante, Peter Quill. Forse dovresti parlarne con l'assassina? Ah, ok. Gamora, il pavimento non proverà più a ucciderci. Beh, allora proviamo. Ok, ma questo c'è Comunque qualcosa? non c'è No. traccia di Nikki o Corel. Cioè, in realtà è una bella notizia. Ma non dimmi che ho fatto tutto questo per prendere questo? Oh, bello. Ok, carino, fai vedere. Vabbè, è lì. Scusa, quindi dove cazzo devo Se non andare? è un veleno, come Ah, si di qua. spiega il comportamento dei Nova? Che bello, che figo. Forse c'è un nuovo leader. Qualcuno molto abile a incasinare la testa della gente. Ok, ah, eravamo andati avanti di qua. Guarda cosa mi ero perso, raga, non ci credo. Tutto ok? Groot dice di pensare subito a un piano di fuga. Il piano è chiamare Ok. Cosmo dopo aver trovato le risposte che cerchiamo. Le risposte che cerchi tu? Di là, ma io voglio andare di qua però. Aspetta un attimo. Rapporto per il cane, il frastuono non si arresta. Povero Contraxia. Ah, per questi. Vabbè, sti cazzi. E La cosa positiva è che non gli ha adesso fatto sia male, nessun lo. altro è stato qua giù. Niente. Rapporto per il cane, niente belligeranti nella parte inferiore della nave. Meno male. In questi spazi angusti sarebbe dura combattere. Ok. Non mi sembra un luogo sicuro, Peter Quill. Ma sta Meglio qui calmo. che dove ci sparano. Parla per te, Appunto. grazie. Preferisci quando sparano? Meglio sparare a chi non mi va a genio che cercare qualcuno di cui non mi frega. Al Qua. nostro leader importa. Dovremmo fingere che importi anche a noi. Sono pronto. Ma naturalmente. Oh, Sta attento, cazzo. Peter Quill. Ok. Non ricordo che l'ultima volta ci fosse questo gas verdastro. Forse intendi gas verdastro letale? Dai, non Dalla farmi fare nave, mille non lontana. roba. Di sicuro c'è un modo per liberare questi tubi. Lo spero, perché non mi infilerò mai in quel disastro. Crepa, piccola crepa. Puoi usare la tua arma di ghiaccio, Peter Quill. O magari ami crogiolarti nel tanfo Ah, irrigante ok, della morte. devo sparare là. Glorioso. Fatto. Ah, L'ho ok. freddato. Ok, era tremenda, anche per. Ah, Ci posso salire di altro gas qua? No. letale. Magari Nikki e Corelle lo usano per proteggersi? Oppure, aprite le orecchie, Meno sono male che è giovani. automatico. Sai una cosa, amico? Stai facendo lo stronzo! Molto più del solito! La tensione è palpabile. Oh, che ne Qua. dite di farla finita, tutti e due? Concordo, oppure Chiarisci la situazione, risolvetela andrà colpa soltanto Rocket. al No, dai, fumo chiariamo. sacro. Senti, Rocket. Lo so, a volte faccio pietà, capita a Quindi tutti devo con me. ghiacciare qualcosa Sarà per questo per. che ci siamo trovati. Io non faccio pietà. Il punto è, ci Ora tengo là alla cosa sua c'è? pelle. Ma ora non siamo noi a essere nei guai. E Nikki è solo una Cosa bambina. dovrei ghiacciare L'importante è che per. sia chiaro che fai schifo. Quello? Cristallino. No. Su. No, niente. Ci deve essere Ehi, quello Drax, per da c'è una cosa che mi bloccare. chiedevo sulla cultura catatiana. Sei a caccia di debolezze da sfruttare? Volevo Vabbè, essere sti cazzi. amichevole. Ah, lascia Andiamo stare. avanti. Pazienza. C'ho voglia di ragionare, raga. Di qua. Fallo a pezzi!
pezzi. Appena affilata. Sia la strada giusta? Che ne so. Tenete gli occhi aperti. Oh mio Dio, si era buggato. Non lo sono. Sicuro che sia da questa parte, Peter Quill? Chiaramente no. Sto indagando. Questo è l'iceberg, quindi devo fare... Ok. Porto per il cane. Niente da segnalare. Dal bastardino farai una bella presentazione con le slide. Io mi occupo del racconto ora. Ok. Visiva, aspetta. Oh, bene. Ah, ok. Avete qualcosa da segnalare a Cosmo? No, niente che valga la pena. Ancora niente su Nicky e Corelli. Ma pronti all'eternità della morte. Come ci è arrivato qua? Ah! Cose concrete. Ma vaffanculo. Terrò a mente. Perché dobbiamo scendere giù, ovviamente. E devo spostare l'elettricità. Hai mai ucciso dei catatiani? No. Perché sono potenti? No. Beh, questa deve essere la via giusta, però. Bisogna andare là sopra. E come ci si arriva là sopra? Fammi vedere. Ehi, Rocket. A che servono di preciso quei tubi? Non saprei. Acqua o forse il filtraggio? Però non sembrano far parte del sistema di iperguida. Non capisco. Ma, devo rompere qua. Oddio, stavo per cadere. No, di qua non si può andare. Cioè, loro non ci vengono, quindi... Boh. Sarà qua da qualche... Proviamo a salire qua. Dici che devo andare là. Posso curiosare qui intorno e potrei imparare qualcosa sulla tecnologia nuova. Forse devo andare là. Qualcosa per migliorare la Milano. Preferirei saperne di più sulle strane batterie che abbiamo visto. Già, di quelle non so dove più cazzo pensare. Si va, raga? Si può dare un senso a qualcosa che non ne ha. Ma devo aver sbagliato strada. Fammi vedere. Ah, di qua, aspetta. È vero. Ecco, è la strada giusta, sicuramente. Nicky ha un rifugio segreto un po' più avanti. Non stavamo andando all'ufficio del capitano? Sì, dopo aver controllato questo. Vediamo se c'è scena, non no. Non rompete nulla. Per lei è un posto importante. Oh, wow! Nicky ha fatto tutto questo? Molto figo, eh? No, Nicky! Sì. Piccola, fatti vedere! Sarà qua. Magari prova no. A essere meno spaventoso. Sono Peter! Il... pirata! E mo? Nicky! Non vogliamo ucciderti! Dobbiamo arrivare in quella stanza. Ok, non so che cazzo ho fatto. Grazie, chiave di Nicky. No, non lo guardo neanche. Ciube. Attento, Peter Quill. I giocattoli dei bambini nascondono spesso delle trappole. No, non è di Nicky, è mio. Ci stiamo prendendo la sua roba, perché in tal caso... No, voglio dire che un tempo era davvero mio. Quill, puoi venire un attimo? È ossessionata da te. Perché ha un tuo giocattolo? È un regalo che fece a Corella quando stavamo insieme durante la guerra, un ricordino. Nessun significato strano. Questo significa qualcosa? Quanti anni ha la bambina? 12. Ha! Congratulazioni, Peter Quill. Sarai un pessimo padre. A meno che non sia morta, in quel caso non importa. Aspetta. Ci hai portato qui per questo. Dubiti della realtà, affronta la realtà. 12 anni. Quella ha giaciuto con la madre 12 anni fa e conti non mentono. Sì, ok? Sì, le date potrebbero combaciare, quindi è possibile, credo. Non è che me l'hanno insegnato a scuola. Che bell'inizio. Ok, possiamo prima capire se Corelle e Nicky stanno bene? Qui non ci sono, quindi dobbiamo continuare a cercarle. Allora, raga, speriamo che ci siano. Intanto vediamo se possiamo potenziarci. Ah, banco da lavoro per una bimba. Non ho un cazzo. Però 150, magari qualcosa posso fare di schifoso. Quill, no, non posso fare niente.
Forse sta ancora... Ok, dove eravamo? Congratulazioni per la paternità. Ecco. C'è una strada per l'ufficio di Corel dai tubi sulla sinistra. Sì, vedo un passaggio. Okay. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Scusami, Starpa. L'ho capita. Ragazzi, ma... possiamo evitare le battute? Non sappiamo se stanno bene. Posso preoccuparmi anche mentre mi prendo gioco di te, Peter Quill. Lo ammetto, la postazione della bambina è notevole. Ha collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Te l'ho detto, è sveglia. Ah, forse Peter Quill in fondo non è il padre. Vediamo. Sono d'accordo, non è abbastanza tonta. Magari ha preso tutto dal lato materno? Se avessi un figlio, sarebbe super fico e intelligente. Quindi, come Nicky? Credo, sì, forse sì. Quello è l'ascensore che ho preso con Corella. Ok, oh merda. Forse stanno scendendo proprio ora. Aia. Solo che sto iniziando a detestare questo ascensore. Ho fatto fuori un nuovo corso, cazzo! Ascolta. Questa è l'unica lingua che capiscono bene. Dai, rompigli lo scudo. Speravo me lo chiedessi. Godo. Mostra i tuoi muscoli. Nessuna pietà. Oh, Madonna. O sapevano che stavamo arrivando? Non credo, lo sapevo. State bene? Sero. Ok. Ora inizi a comportarti da paparino. Due punti. Peter, sappiamo difenderci. Lo so, ho solo... Ah, vediamo. Ma io qua ho ancora un punto non sbloccato, non so come mai. Questo gliel'ho messo. Groot fa Emmer. Vediamo lui. Infligge un danno. Ah no, ma è tutto in fila. Facciamo questo, dai. Ok. Li troveremo, tranquillo. L'ufficio di Corella è da qualche parte in alto? Sì. Dobbiamo cercare di salire. Forza. Ok. L'ufficio di Corella. Speriamo che non gli sia successo niente, raga. Avanti, ammettilo, Quill. Al momento stai sclerando. Questa storia del padre sfigato ti sta... Mantieni la calma. C'è chi ha bisogno di anni per comprendere certe... No dai, ammetta. La possibilità di poter essere padre mi spaventa un po'. Solo un po'? Abbandonati al panico, Peter Quill. È l'essenza della paternità. Ok. Dritto, sì. Beh, non è un buon segno. C'è stata una colluttazione. Già, mi riferivo proprio. Ehi là! Ok. Corel? Nicky? È deserto. Abbandonato. Forse si nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cosa è successo qui o no? Ok. Noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio. Questo posso andare, in teoria. Qui. No. Qui c'è scritto... Palle. Fidati della mamma. Ritorno. Speranza. C'è qualcosa. Promessa. Porto in teoria la mantenere la sicurezza. Apertura di prossimità. Quindi non posso. Te faccio dire, te faccio vedere se ti stai nelle vicinanze. E che? Sono chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì. Oh, ti levi dai non coglioni. Nulla di buono. Grazie. Ah, appetitoso. Cosa c'è qua? Oh, oh no, non voglio raccogliere. Qua c'è qualcosa? La somiglianza è sconcertante. Non mi somiglia per niente, è blu. E poi, perché Corel non me l'avrebbe detto? Per proteggere la figlia, Peter Quill. Procreare con te è stato un reato capitale per le leggi sulla razza Kree. Non è una cosa vera, giusto? Ah, non posso... Proprio... Sì, sì che posso. Quindi, quando Corel diceva che non avremmo dovuto... Lo diceva per questo. Ma perché sono... Ok. Una specie di tingitrice. È normale che i Kree si tingano i capelli. Solo se nascondono qualcosa. Ok.
Oh, wow! I Kree leggono fumetti! Sono sorpreso, il concilio Kree è molto rigido sulle forme di intrattenimento approvate. Quindi questo posto potrebbe valere una fortuna. Sì. Di che cifre parliamo? I documenti di Nicky. Però qualcosa non torna. In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato. Non saprei dirti. Nei documenti c'è la data di nascita della bambina, è in linea con i tempi di gestazione dei Kree. Non ne ho la minima idea. Cazzo. Cerca indizi nell'ufficio di Corel. Che non è questo. Mi sfugge qualcosa. Devo andare qua. E questo è l'ufficio di Corel, no? Ce l'hai fatta? Le difese non sono male. Mi serve tempo. Ok, fammi sapere. Devo cercare qualcosa, non ho capito cosa. Oh. Qualcuno sa a cosa serve questo? No, ma puzza di violenza. Che ne è stato del tuo essere squisitamente letterale? Sono in grado di evolvermi. Dovresti provare anche tu. Ok. Qua non c'è niente. Di qua? Qua, niente. Cosa mi sfugge? Niente male. Ah, questo. Per l'audace eroismo contro una tirannia implacabile. È l'encomio più importante concesso dai Kree. Perché io non li ricevo mai? Ho fatto cose eroiche. Perché tu non sei un Kree. Corella aveva anche un forte lato artistico. Era l'unica Kree che conoscevo a dipingere e suonare. Pensavo che... Non mi devo prendere questi. Invece... No. È un punto di forza. Lo è senza dubbio. Deve essere il figlio maggiore di Corella. Ricordo che ne parlava spesso. Era no, sua ala, giusto? Quando i Kitauri... Sì. Il figlio e il marito. Questo spiega il suo coraggio in guerra. Non aveva nulla da perdere. No, ma questi sono solo per leggerle. Questo cos'è? Una specie di minaccia. Il concilio Kree chiede prova del retaggio di Nicky per le leggi sulla purezza Kree. Da un punto di vista legale, aspetta, accoppiarsi con te è stato deplorevole. Anche che palle. Non va affatto bene. Per te? No, per Nicky. Che probabilità ci sono che sia tutta opera dei Kree? Il concilio della purezza non è critico. Se punisce qualcuno, si assicura che tutti lo sappiano. Corel e Nicky sarebbero appese in bella vista. Ah. Ok, ci sono. Ma ho brutte notizie, rubacuori. Che hai trovato? Vieni, così te lo mostro. Vabbè, andiamo. Ehi, Quill, vuoi vedere questa cosa o no? Cosa sto guardando? Niente. È il capitano. Avrà un diario di bordo. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi, tutti. Sembra quasi che l'Unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono copie. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile. Un elaboratore Nexus, sì. Se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Giusto? Sì. Ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte. Resteremo qui finché non sapremo che cosa è successo. Al centro operativo, allora. Ok. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. Rapporto per il cane. Laggiù c'è uno di quei preti, non è vero? Ah, ok. Okay, quindi dietro a questa storia c'è la chiesa. Dovremmo chiamare subito. Oh, merda. Basta così. No. Fermo. Oh, cazzo. Vediamo che faccia. Ah, bellissimo. Sì, cos'è? Un distruttore di universi questo, cazzo è. Siamo sotto attacco. Da parte di un robot gigante? Un prete bizzarro. Da un bizzarro prete robot gigante.
Questa non te l'aspetti! Tutto ciò che dovevamo fare era attraversare il corridoio in silenzio! Cacchio! Ehi! Non l'ho mica rotto io quel vetro! Le mie nocche rimbalzano sul carapace metallico! Proviamo a ferire seriamente questo affare! Usa le bombe intelligenti! Cacchio! Dite che dai! Dai! Non sento alcun lavaggio! Solo parecchi proiettili! Tempo scaduto! Dai! Dai! La bestiaccia si pappa tutti i miei colpi! Merda, non di nuovo! Guardate chi ci prova con l'assassina! Proviamo. Ok, questo. Niente, questo. Ok. Ruth, tocca a te. Falli fuori, Drax. Quindi questo affare serve a proteggere il server. Cacchio. E probabilmente per tenere d'occhio al centro di comando. Cazzo, non ho. È una mia impressione o gli facciamo il solletico? Cazzo. Ehi, non l'ho mica rotto io! Falli secchi, tigre! Drax, spaccati la faccia! Rovina! Malmenare creature coperte di pelle è molto più soddisfacente! Dai, cos'altro è soddisfacente! Aia! È come se non sentisse il dolore! Merda. Via via via. Olle. Raccontare del prete al cane. Prete robot. Ok. Dice che il cagnaccio non dritto. Risponde. Prova ancora. Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Qua non... Davvero? È la stanza dei server, vero? E nei server ci sono i dati. C'è niente qua però. Non posso ficcarmi i server in testa. Serve un terminale centrale. Oh madonna. Hai detto che il ponte era oltre quel corridoio. Dobbiamo farci strada da quella parte per poi salire in qualche modo. Funzionerà. Bella mossa. Ok. Ah, poi salire. Come faccio a sapere perché Puffy non risponde? Prova ancora. Ma? E quindi? Rapporto per il cane. Ci siamo imbattuti in un nuovo formidabile nemico, ma non c'è traccia dei fantasmi. Non in senso letterale. Okay. Fantasmi nel sistema. Tracce di dati. Lascia stare. Fagli credere che siano fantasmi. Si muove o... Ah, se ne erano andati. Ok. Ok, dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe essere sopra di noi. Ok. Fa male? Che scagli il roditore. No! Dai! Ok, guardiamo in giro, magari troviamo qualcosa. Qua cosa c'è, scusate? Forse avremmo dovuto interrogare il prete robot? Non so cosa io abbia fatto, ma... assassino, lo leghiamo e lo interroghiamo. Hai una corda? No. Il tuo piano è impraticabile. Dobbiamo andare sopra. Dove cazzo dobbiamo andare? Accede al terminale Nexus. No, no. No. È strano, vero? Com'è possibile che l'unimente si sia spenta del tutto? Molto strano. Forse si sta riavviando? Tra tutte le parole che potete scegliere, Drax, questa non è poi così male. Grazie, era quella o ricaricando? No. No, ma scusa un attimo. Ah, ogni tanto fa... Ok. Cazzo, quanto mi piacerebbe accedere a uno di... Quindi come faccio ad andare giù? Il piano è raggiungere il ponte e sperare che qualcuno abbia lasciato il Nexus sbloccato. Non mi farei illusioni.
Però è strano, cioè aia. Ok, adesso dov'è che c'è il coso? Non capisco però. È sotto, come ci si arriva sotto? Però qua non mi dà niente, capito? Qua invece c'è corrente, corrente. Devo capire come andare giù però. Nell'angolo laggiù c'è un pannello aperto. Credo che sia l'uscita. Perfetto. Dove? Dobbiamo solo saltare su alcuni di questi server galleggianti. Sembra sicuro. Contengono una quantità di dati quasi infinita. Possono sostenere per un po' il corpo di piccoli mortali. Beh, il mio almeno. E pensare che ci saremmo risparmiati tutto se il roditore non avesse rotto il vetro. Oh. Gli stai dando la colpa? Zampettando nel panico gli ha dato il colpo di grazia. Ehi, Groot, hai avuto qualche segnale da Cosmo? Io sono Groot. No, ancora niente. Forse una volta sul ponte avremo un segnale migliore. Ok, ci siamo, il centro di comando. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Credo che l'onore spetti a te, Quill. Molto insolito da parte tua. Bloccato. Chissà se Nicky non voleva assolutamente che la madre sapesse della chiave che mi ha dato. Se la scheda di una ragazzina aggira il Nexus. Siamo dentro! Ma che dici? Beh. Sì! Ragazzi, ci siamo! Oh. Vai su precedenti penali, Quill. Voglio vedere i miei. Qui deve esserci qualcosa. Vediamo. Ehi, quella è... La nave che abbiamo trovato nella zona di quarantena, sì. Di quando è il filmato? Qui è più forte. Siamo vicini. Quanto vicini? Chi può dirlo? Troppa interferenza. Ah, la pietra. Centurione Corel, c'è qualcosa? Oh mamma. È entrata dopo che noi... Oh razzo. Quella cosa non sarà... È la creatura che ha divorato il nostro mostro. Uff. Può essere un sacco di cose. Ci sarà un motivo se è una zona vietata. Io sono Groot. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. Mimimizza confessa. È la gemma a cui abbiamo sparato dentro. Ok. La gemma che ha preso Corella. Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato. Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa. La cosa importante è che noi stiamo bene. Corel è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. Ok. E poi questo. Esci. No, volevo chiudere. Volevo... Pensavo uscire dal video. Chi è questo? Guardiani Racker della galassia. Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. A volte certi sacrifici sono necessari. Ho fatto un controllo. Groot, vola tra le stelle. Grande unificatore Raker. Giusto? Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Detto questo, avremo giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il Centurione Corel?
e sua figlia. Siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla. Ok. Questa è una pessima notizia. In che senso non risponde? Venite. La matriarca attende. Wow. Capitolo 8, la matriarca. Sacrosanto, nave santuale della Chiesa Universale della Verità. Siamo bloccati qui. Ehi, la palla di pulce ci ha lasciato tenere le armi. Dimostra un'assenza di paura. È una tattica consolidata. I guerrieri catatiani combattono spesso completamente nudi. Non provare a spogliarti. Anche se questo potrebbe essere un ottimo diversivo. Ma anche no. C'è qualche altra idea? Sai sbavare? Sì, so sbavare. Sai dimenarti? Sì, me la cavo bene. Ok, al mio segnale, cadi, sbava e dimenati. Mentre sono distratti, scappiamo per uno dei corridoi laterali. E io invece? Beh, tu, ecco, ti sacrifichi per noi. Non se ne parla. Oh, seguitemi. Ragazzi, vi saluto qua, si sta facendo interessantissimo, raga, veramente.